Siamo a Gherardi e abbiamo inaugurato il progetto Gherardi, il villaggio del cinema. Anche quest'anno sono ritornati i muralisti per realizzare 7 nuovi murales, 5 l'anno scorso e 7 quest'anno. Siamo a 12 murales sul grande cinema ferrarese. Abbiamo realizzato il Mulino del Po di Bacchelli, film di Lattuada, l'artista è Paolo Psico. Qua dietro alle mie spalle c'è il film Oltre la bufera su Don Giovanni Minzoni, realizzato da Pasa, Giulia Frascari. Arriviamo a Ossessione, film di Visconti, realizzato dal pittore, dal muralista Basic. Arriviamo a Un ettaro di cielo di Aglauco Casadio, che è stato realizzato dall'artista Mozzone. Passiamo dal murales La lunga notte del 43 di Florestano Mancini, opera della crew torinese Wasp. Arriviamo alla casa dalle finestre che ridono di Pupi Avati, opera del muralista Lucassiano, e concludiamo con il murales dedicato al King Kong di Carlo Rambaldi del 76, opera di Bolo Alessio Bolognesi. Gherardi, il villaggio del cinema, vuole essere un progetto pilota per come rigenerare e ripopolare l'area interna del Basso Ferrarese, e magari dal progetto pilota può diventare anche un progetto modello per tutte le aree interne d'Italia. Da qui in avanti parte una nuova era, forse rinascimentale, per questa frazione che vuole vivere di bellezza, di arte, di creatività, di cinema, e vuole diventare anche uno studentato per gli allievi della Scuola d'Arte Cinematografica Florestano Mancini. Ringraziamo i nostri partner, il Comune di Iolanda di Savoia, Bonifiche Ferraresi, Acer Ferrara, Conf Cooperative e soprattutto i gherardesi, la comunità di Gherardi e i privati che ci hanno anche quest'anno concesso i loro muri. Ci vediamo l'anno prossimo per continuare ad abbellire Gherardi, il villaggio del cinema.